Domenico Soriano, figlio a Raimondo Soriano, uno dei più seri e importanti pasticceri di Napoli, e non avrebbe fatto in modo a trovarti una casa, a fare in modo da non dover chiedere aiuto a nessuno. Come vivono? Con i denari tuoi. Con i denari miei? Sì, con i denari tuoi, ti derubavo. Margot. Ti prendevo i soldi dal portafoglio e tu nemmeno te ne accorgevi. Ladra! Ti vendevo i vestiti, le scarpe. Te lo ricordi quell'anello col brillante? Te lo ricordi? Ti dissi che l'avevo perso e non è vero. Lo vendetti. I soldi mi servivano per crescere i figli miei. Tu sai tutto. Sei pure che mi trovo nel peccato. Cagiafà! Vai zitta. La rispondeva. Ah, e tu così fai, è vero. Più tu non parli, e più la gente ti crede. Sto parlando con te! Rispondi! Falli entrare in casa mia! Non ho capito! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera! Signor Soriano, ho portato la cena. Qui c'è il pollo, sì. Uno grosso. Bello, ruspante, che ci possono mangiare anche quattro persone. Tutta roba di prima qualità. Sì. Oddio, non vorrei dirla la parola, ma oramai. Se muore questa notte. Domattina parto di buon'ora. Ho trovato il posto nella macchina di una mia amica. Qui darei più fastidio che altro. A Bologna invece ho delle cosette da fare. Degli affarucci da sbrigare. Tornerò tra 10 giorni, Domenico. Passerò a trovarmi. E siccome dopo non ci stanno gli infermi ammalati, non ci fanno stare le infermiere, tu hai schifezze e porcaria vicino a uno che sta morendo. Perché tu sapevi che io stavo morendo e vai a fare casi solito. Se non hai capito te lo spiego anche in italiano. Le schifezze e le porcherie le vai a fare a casa di tua sorella. Perciò andatevene con i pieducci vostri e trovatevi un'altra casa, ma non questa. Va bene. Ah, aspetta, non mi dimenticavo. Se veramente vi volete trovare bene, sapete dove dovete andare? No. La famiglia che si riunisce per uno sfogo, per un consiglio. Si devono chiamare come mi chiamo io. Fammi capire. Come a te, come? Siamo sposati, no? Adesso. E come mi chiamo io? Soriano. Ah, Soriano. E io l'avevo capito. Mi faccio io con lui, lui con me. Ma non è che posso stare tutta la notte appresso a lui, io ho 60 anni, mica un giorno. Sai che devi fare? Fammi una tazza di caffè. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. C'era quello di ieri. Una tazza me la sono presa io. Una tazza donna Rosalia non l'ha voluta e l'ha portata a donna Filomena. E una tazza l'ho conservata a don Domenico. Casomai viene. Casomai viene. Casomai viene, sì. E donna Rosalia il caffè non l'ha fatto. E non potevi farlo tu. Te l'ho detto prima, tu si nacuce con la tosse. Con la tosse? A che c'entra sta tosse? C'entra, perché tu parli, parli. E poi sei uno spione. Ah, perché io ho mai spionato su di te. Su di me? Su di me non c'è niente da spiare. No. Limpida come l'acqua sorgiva sorgente. I fatti miei sono chiari, Tito. Tito. Oh, è il caffè quello? Sì, signore. Lo volevo proprio, un buon caffè. Pure io. Porta una tazza di caffè per Alfredo. Cambiata di lenzuolo, due giri di cambiata di lenzuolo pulite, tu fai una brandina in cucina, va? E la roba mia? Devo togliere anche la mia roba? Ti ho detto che mi serve la tua stanza. E la roba mia dove la metto? Ti piglia l'armadio che sta nel corridoio, va, cammina, va! Vedi, tra marito e moglie, mi servono altre due camere da letto. Oh, e a chi servono? Sono per i miei figli. In verità sarebbero stato tre, ma siccome uno è ammogliato e c'ha pure quattro bambini, se ne sta a casa sua con la famiglia. Ma sei polliduccio. Ha già fatto la nottata. Oh, mi dispiace tanto.
Dunque, ragazzi, come vanno gli affari? Ringraziamo Dio. E i bambini come stanno? Ah, stanno bene. La settimana scorsa ebbi il secondo con un poco di febbre, ma ora sta meglio. Pensate, si mangiò 2 chili d'uva di nascosto alla mamma. Io non c'ero. Si fece una pancia che sembrava un tamburo. Sapete, 4 bambini. Uno o l'altro vi danno sempre da pensare. E poi, per fortuna, l'olio di ricino piace a tutti quanti. Quando purgo uno, devo per forza purgare anche gli altri, sennò mettono su 4 la casa. Si mettono tutti quanti sui vasini, uno dopo l'altro. Sono bambini. Sono bambini, hai ragione. Dobbiamo parlare qui, davanti alla gente. Ragazzi, per favore, accomodatevi 10 minuti di là, andate 10 minuti. Ma sentite, qua mi sembra che si abusi della cortesia tua, io ho da fare! Uè, ti ho detto che è una cosa importante, come vanno gli altri vai per due, esci, cammini, va, cammini! Rosalia, fatemi un caffè, facciamo una tazza del caffè, andiamo! Qua c'è l'articolo, lei che è la stessa. Non so leggere, è carta di una scelta. Signora, dato che non siete stato in pericolo di vita, il matrimonio fa nulla, non vale! Oh. Sono mamma. Sì, sono mamma. Quando andai a salvare, aveva gli occhi pieni di lacrime. Non ci sono tornata più a casa mia. No. Non li ho uccisi i miei figli. La famiglia! La famiglia! La famiglia! Li ho cresciuto. E li ho fatto diventare uomini. E per farlo, sì, per farlo, ho derubato lui. Basta! E che dovrò fare di quello che già avevi fatto? Io vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non so leggere. E ve la leggerò io stesso. Col pizzo di merletto, le mutande, le calze bianche, la cuffia, tutte conservate in un cassetto. E lo sappiamo solo io e donna Filumena. Monastero e Santa Chiara, tengo d'ore scura scura, ma perché, perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era. Ma che c'è? No, è Umberto, lo scrittore. Sempre la stessa, Filomena, sempre tu, ancora, ancora, fino all'ultimo. Vuoi mettermi con le spalle al muro, Filomena! Ragazzi, io vi devo parlare con un galantuomo e non me la sento di ingannarvi. Ascoltatemi. Sì, sì, papà. Salute! Alfredo, ti ricordi quando correvano i cavalli nostri? Per Dince si fermarono tanto tempo fa.